Beh, effettivamente, come avete letto il titolo del video, io sono a favore del fisico. Sarò sempre soltanto a favore del fisico. Tanto che in auto posseggo solo il fisico per ascoltare musica. Vediamo un po' che cosa posso ascoltare oggi. Vediamo un po' cosa posso ascoltare oggi. Vediamo un po'. L'ultimo album, il penultimo album del Blink-182? No. La best selezione di musica punk degli H2O? No. Effettivamente questo. Comunque le cassette sono veramente rivoluzione del fisico. Cioè, i videogiochi dovrebbero tornare su musicassetta. Dovrebbero tornare su questo dispositivo. Infatti la decadenza dei videoludici è avvenuta col CD. Col CD siamo andati veramente indietro. Io sono per il fisico tutta la vita, anche per la musica. Senta, scusi, è entrato adesso uno che... Belle grossi e capoccioli, e tu che sei un po' fri fri, e dimmi un po' che c'hai da di. Continui, continui a suonare. Leggo di gente col forcone in mano disturbata per la mancanza di un lettore nel 2021 all'interno delle console. Leggo di gente che sostiene: perché pagare un videogioco 50 euro se non ho nulla di fisico in mano? Leggo di gente che sostiene che avere un disco in mano ti assicura di avere la possibilità di possedere quel videogioco in eterno. Ebbene sì, leggo un sacco di stronzate. Questa gente parla come se fosse un affronto o un complotto dei poteri forti per sottometterci e renderci tutti schiavi della new economy. E li leggo certe volte con degli slogan veramente nel periodo in cui hanno lanciato le console digitali, hanno scritto no disc, no deal. Cioè, stiamo fuori di testa. Cioè, la domanda che faccio a sta gente che parla ancora tutt'oggi quanto sia fondamentale il fisico sul digitale, mi domando, scusa, in questi ultimi 10 anni, ma hanno videogiocato? Hanno mai posseduto una console? Da più di 10 anni ormai che esiste una cosa chiamata patch del Day One. E soprattutto non ho visto gente incazzarsi o boicottare videogiochi che uscivano incompleti, con bug. Li hanno accettati zitti e muti e si sono scaricati ogni volta la patch del Day One, accettando come se fosse una normalità. Hanno accettato dei giochi dove per completarli dovevi comprare DLC a parte. Ebbene, da epoca Xbox 360, PS3, esistono solo videogiochi digitali. Quel disco che mettiamo all'interno delle console è solo una key per dimostrare che hai acquistato il gioco, né più né meno. Avete mai provato a giocare The Last of Us senza la patch del Day One? Un gioco osceno, pieno di bug e problemi. Così tanti altri titoli. Provate a giocarli senza installare la patch del Day One. Dove sia ancora possibile. Addirittura ci sono console, per l'appunto, come Xbox 360, che se non installi la patch del Day One, non installi la patch e ha riconosciuto l'esistenza della patch, finché non la installi, non te lo avvia il gioco. Quindi, cosa te ne fai di quel disco? Se non puoi scaricare la roba digitale. Si pulisca il culo! Sarà che io sono PC gamer, ormai mi sono abituato perché è da anni, da quando acquisto per PC un titolo boxato. Semplicemente devo andare a riscattare quella chiave Steam, quindi spesso e volentieri i miei CD sono rimasti intonsi, mai usciti dalla confezione. Mi sono solo preso un fogliettino con la key e ho installato il gioco. Cioè, da anni che non uso più il disco fisico su PC perché non serve a niente, se mi riscatto la chiave Steam, gioco su Steam, sono abituato purtroppo al digitale. Addirittura mi è capitato di comprare Call of Duty World War II. All'interno non c'era manco il disco a figura col gioco, c'era solo un cartoncino. Proprio perché ormai questi giochi sono tutti digitali, anche quelli che comprate per voi per console che hanno un disco, è fittizio.
Avete notato che l'ho installato il gioco per giocarci? Inserite il disco e lo installate? Siete sicuri che state installando dal disco e non state installando dallo store digitale? Di recente sono le news che stanno comparendo che non potete più giocare voi giochi su PS4. Quindi anche se avete quei dischi PS4, tutta quella roba è roba già digitale. Ecco perché mi fa sorridere sentire gente che parla ancora dell'esistenza del disco fisico. Dove sta il fisico? Sono tutte copie digitali, da epoca PS3 e Xbox 360. Sul finire ovviamente, non sto dicendo che dall'inizio erano già così. Però ormai da anni abbiamo accettato l'utilizzo del digitale. E se dovevate uscire i forconi con la storia del digitale, dovevate uscirla con la patch del day one dei videogiochi, dovevate boicottare i giochi che uscivano rotti al day one con i bug, invece di saltare titoli come Assassin's Creed, Mass Effect senza finali, The Last of Us rotto. Dovevate, invece di incensarli quei giochi, dovevate massacrarli, perché senza patch del day one non valgono la qualità reale del videogioco. Quindi finitela, finitela, finitela. E mi fa ridere anche vedere degli influencer che si sono esposti con questa storia del fisico che ti rimane per sempre, vogliamo il fisico. E poi loro sono i primi che utilizzano le ROM per giocare questi giochi su console cinesi. Quindi semplicemente state usando il digitale anche per giocare ai vecchi giochi, perché effettivamente per far sopravvivere un titolo il digitale è l'unica soluzione. Anzi, io ringrazio Steam e ringrazio il digitale, perché grazie a Steam, GOG e altre piattaforme sto riuscendo a giocare giochi che non avrei mai più potuto giocare, tipo Silent Hill 4, The Room. Senza una PS2 non si può giocare. Addirittura vi dico, se avete una PS2 o un Sega Mega Drive, comunque ve lo dovete ficcare su per il culo, perché dovreste avere la TV a tubo catodico, fare tutta la metodologia complessa, a meno che di hackerare la console. Però a sto punto mettetevi una ROM e emulate il gioco. È lo stesso, quindi io sono per il digitale, perché il digitale ci sta aiutando a preservare i videogiochi. Senza di esso sarebbero già stati persi nel nulla tanti giochi di qualità infinita. Senza le remaster in modo digitale avremmo perso un sacco di videogiochi validi. Quindi io vedo il digitale come un modo di preservare in eterno un prodotto, piuttosto che il fisico si rovina come le vecchie VHS. I miei filmini di quando ero bambino rischiano di andar persi perché sono in VHS, non rimarranno salvati in eterno, soprattutto se non c'è un dispositivo dove inserire la VHS in eterno. Provate a comprare un videoregistratore oggi. Quindi è meglio un video caricato su YouTube tutta la vita piuttosto che una VHS per mostrare i propri video. Lo trovo veramente infantile questo discorso che il fisico serve a preservare un titolo, che il fisico deve essere continuato a essere venduto perché è l'unico metodo da dove usufruire il videogioco. Vi sbagliate di grosso, il digitale è la soluzione. Poi soprattutto il fisico, questo portatore di salvezza. Ma sapete che ha fatto più danni del digitale? Il fisico, da statistiche, si è dimostrato che vendeva molto di meno del digitale. Il digitale, con le chiavi che si possono trovare a prezzi irrisori, le offerte perenni dagli store, permettono a un gioco di essere venduto più spesso, anche nel lungo termine. Quindi molte aziende stanno guadagnando un sacco di soldi, soprattutto i team indie. In questo periodo storico abbiamo visto un incremento dei guadagni delle aziende indipendenti, proprio perché vengono venduti i loro prodotti only digital, e questo fa sì che il gioco venga venduto per forza. Mentre col fisico, e parlo a voi ora, voi che rompete il cazzo con sto cazzo di fisico, lo so bene perché lo rompete il cazzo, perché così potete comprare un gioco in 10 persone e ve lo scambiate. È quello che fate. Quindi il fisico non fa bene. Voi che comprate fisico, soprattutto fate le collette per comprarvi un disco da 50 euro, non state facendo del bene all'azienda. Fate del male, perché quelle sono 5 copie in meno vendute. Per non parlare dell'usato, dove GameStop ci ha mangiato per anni. L'usato. Con l'usato l'azienda e il publisher non guadagna un cazzo. Quindi il fisico ha creato dei danni all'industria dei videogiochi. Almeno oggigiorno non conviene. Proprio perché voi, sostenitori del fisico, lo sostenete anche perché
Avete agevolato l'idea di acquistare titoli usati, rivendita usati, cooperativa per acquistare videogiochi, 6 persone, un disco che ve lo passate. Per carità, non voglio mettere le mani in tasca, capisco, anch'io sono il primo che aspetto 3 anni per comprare degli store digitali, sono scelte per risparmiare. Però c'è da dire che il fisico fa del male, mentre il digitale aiuta le aziende a sopravvivere e a vendere il loro prodotto per davvero, senza che venga necessariamente piratato, acquistato usato e altre metodologie, perché voi che comprate in cooperativa o vi scambiate l'account lo state piratando. Non state facendo una cosa corretta. Poi, se possedere il disco per voi è una parafilia sessuale, a me, e non ne potete fare a meno, guardate, io vi sono vicino, difendo qualsiasi tipo di parafilia finché non fa male al prossimo. Però dovete ammettere che solo una parafilia è una stronzata nel vostro cervello, il fatto di voler possedere qualcosa di fisico. Soprattutto oggigiorno, posso capire per l'epoca PS1 e PS2, ma in epoca attuale è solo un vostro feticcio, un vostro desiderio di possedere un titolo. Quella battaglia del fisico contro il digitale l'abbiamo persa nel momento che abbiamo cominciato ad accettare le patch del Day One. Anche perché, non so se vi ricordate il caso di Spyro, la remaster. Sul disco c'è solo il primo gioco, gli altri due li scaricate in digitale. Così tanti altri titoli che vedo che entrano in 2 o 3 DVD, ma siete sicuri che un gioco entra in 2 o 3 DVD? 100 giga riescono a entrare in un Blu-ray? Io sapevo che il Blu-ray era 10 giga, quindi dovete avere 40 dischi? Quindi arrivate tardi con la storia del digitale ad ogni costo. Ormai sono tanti anni che avete accettato il digitale pur acquistando il disco. Basta, lasciatelo andare il digitale, fate come abbiamo fatto noi PC Gamer con l'avvento di Steam. Abbiamo accettato che non sarebbero più esistiti i dischi. Io li continuo a possedere perché mi piacciono, li acquisto per collezionismo, ma so che è collezionismo, so che quel disco non ci gira nel mio PC. Quindi mi sono arreso, l'ho comprato 2 volte il gioco, chi se ne frega. E voi dovete cominciare ad accettare. Fisico è solo per la collector, solo per le stronzate, solo per i gadget il fisico. Il disco non ha più senso di esistere. Accettatelo.